In questo secondo episodio della videorubrica Introduzione e avvicinamento all'oreceria, conosceremo ed impareremo ad utilizzare correttamente uno degli attrezzi più utilizzati dall'orafo. Il seghetto da traforo o archetto è uno degli attrezzi più utilizzati al banco. Ne esistono di diversi modelli e misure da utilizzare per piccoli trafori o per trafori più importanti che presentano superfici più ampie. È costituito da due parti, una munita di impugnatura e due viti di arresto, l'altra invece provvista di una sola vite di arresto. Le due parti, come potete notare, scorrono una sull'altra per impostare la giusta distanza per serrare le seghette tramite le viti X e Y. Le seghette sono disponibili in diverse misure. Quelle più grandi si usano per lavori più gravosi, quelle più sottili, invece, si usano per lavori più minuziosi e per traforare con precisione il metallo. Le seghe si procede in questo modo: si fissa prima la parte inferiore con la vite Y, dopodiché con il seghetto appoggiato sullo stocco si esercita una lieve pressione con il petto sul manico e si procede contemporaneamente con il serraggio della vite X. Bisogna ricordare durante l'alloggiamento della sega che i denti devono essere sempre in ogni caso rivolti verso il basso. Inoltre, prima di iniziare a traforare, si deve ungere la sega con della cera d'api, ma non direttamente sui denti, ma sui lati esterni della stessa, ricordandosi di ripetere questa pratica più volte durante il traforo. Nel caso in cui non si ha a disposizione della cera d'api, ci si può arrangiare con della comune cera da candela. Arrivati a questo punto, la mia personale esperienza mi porta a svelarvi un piccolo segreto del mestiere che vi tornerà sicuramente utile nel futuro. Una volta terminate queste operazioni, si è pronti per iniziare il traforo. Prima di iniziare, è molto utile affondare leggermente la lama nello stocco, in modo da creare una guida ed evitare che la lama stessa scivoli sul metallo quando si inizia a traforare. Una volta partiti con il traforo, bisogna evitare di compiere movimenti scorretti come questi, perché la sega potrebbe rompersi all'istante. Spesso, le prime volte che si approccia con il seghetto, si tende ad utilizzare la lama solo nella sua parte centrale. Al contrario, la lama deve scorrere sul metallo lungo tutta la sua lunghezza, con un ritmo regolare e coordinato. Se invece le circostanze mi portano a cambiare direzione seguendo un segno ad angolo retto, per fare un esempio, dovrò arrestare l'avanzamento della lama e continuare a traforare a vuoto su un determinato punto, ruotando gradualmente il seghetto. Nel caso in cui si dovesse traforare una parte all'interno di un cerchio, come in questo caso, si procede facendo un piccolo foro con una punta elicoidale e si fa passare nel suo interno la lama e una volta serrata nuovamente si può procedere con il taglio. Thank you.
scoraggiate se i primi tentativi dovessero risultare fallimentari. Solo dopo aver rotto molte seghette con le ripetute esercitazioni si riuscirà a rendere automatica e divertente questa pratica. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo secondo episodio. Vi ricordo che il pendente che avete visto nella parte finale di questo video lo trovate sul mio shop online. Il link lo trovi nella descrizione in basso. Acquistandolo mi aiuterai a far crescere il canale con contenuti nuovi e di qualità. Anche per oggi è tutto, io vi saluto e come sempre noi ci rivedremo tra un po' di giorni con un altro video. Ciao!